È riuscito a coronare il suo sogno, un tifoso che insomma si è innamorato di Cittadella 5-6 anni fa, adesso nel dettaglio lo vedremo nel servizio che segue e insomma ha portato il Cittadella anche negli Stati Uniti e lui stesso è arrivato per vederla dal vivo. Si chiama Jake, questo tifoso che insomma è stato ospite della squadra, della società al Tombolato, vediamo, l'abbiamo intervistato al termine del match, sentiamo la sua storia e le sue parole. Nonostante il momento, il cuore dei tifosi granata continua a battere e lo fa anche oltreoceano, lo dimostra Jake Iovine, 19enne californiano d'origine, oggi studente a Phoenix in Arizona, dall'altra parte del mondo, con origini italiane, visto che il bisnonno partì dalla Sicilia. Un tifoso che dagli Stati Uniti, dopo aver aperto su Instagram la fanpage CittaCalcioUsa, è riuscito a coronare il suo sogno, ad arrivare a Cittadella e al Tombolato per vedere dal vivo la sua squadra del cuore. Una passione alimentata a distanza, oggi ancora più forte. Sono un tifoso da qualche anno e mi piace il Cittadella, la società, i tifosi, perché è una squadra e una società unica. E ho fatto tanti chilometri per essere qui, è un sogno per qualche anno e mi piace tantissimo. Non dipende il risultato, ma ovvio, ma preferirei una vittoria, ma all'ultimo giorno è una bella esperienza. Jake si è innamorato del Cittadella alcuni anni fa, nel 2018, durante un viaggio in Italia. Guardando il calcio in TV si fermò su Cittadella Bari 2-2, playoff, doppietta di Bartolomei e scoccò la scintilla. Poi la decisione di aprire anche il sito internet cittacalciousa.com e la voglia di non perdere nemmeno un match dei Granata. Faccio live tweets dalle partite, mi sveglio troppo presto per le partite, ma mi godo tantissimo e quindi sono onore di essere qui. E Jake, dopo aver vissuto a Cittadella per qualche giorno, è già entrato nel mood granata, il sogno di tutti sappiamo qual è, ma ora bisogna concentrarsi sull'obiettivo principale. In questo momento dobbiamo pensare alla salvezza e poi vediamo e speriamo che faremo i playoff e poi vediamo. Servizio realizzato da Riccardo Zanone e Nicola Lorenzona, qui faccio i complimenti. Presidente, anche da questo entusiasmo, insomma, si può ripartire, no? Allora, ragazzo, io già da un anno e mezzo, 2 anni fa circa, avevo visto che c'era questo sito, che tutto in inglese, di questo ragazzo che parlava del Cittadella negli Stati Uniti, per cui... Peraltro si è complimentato con lei per il suo inglese, cioè sono presente, sì, parla un inglese, so, perfetto, beh, ma ci mancherebbe. Bene, insomma. Bene, no, sì, ma a me piace sentirlo perché è estremamente informato, attento, conosce i minimi dettagli della squadra, dei giocatori, aggiornatissimo, molto simpatico. Ci segue e lo salutiamo anche, insomma, perché è stato piacevole incontrare, però insomma è un segnale che l'entusiasmo dei tifosi non manca, è arrivato anche oltreoceano a Phoenix e poi in California, quindi insomma...